Eccoci pronti per la lezione di ginnastica posturale. Avrete bisogno di un bastone, ma è sufficiente svitare il manico della vostra scopa, due palline da tennis e una pallina, una piccola football da 22. Poi se non avete la pallina potete utilizzare un cuscino e potete avere lo stesso risultato, un piccolo cuscino, anche un asciugamano, un piccolo asciugamano arrotolato. Intanto appoggiamo la palla e le due palline da tennis e iniziamo la lezione con il nostro bastone. Teniamo i piedi paralleli, portiamo il bastone davanti a noi e con le braccia completamente tese iniziamo a disegnare dei cerchi ruotando bene le nostre scapole e cercando di renderle il più possibile disponibili. Ecco, guardate, mentre fate il movimento le braccia devono rimanere perfettamente tese e il movimento partire proprio dalla vostra scapola. Fate 5 volte anche il movimento contrario, quindi portando bene il bastone avanti, poi allungate il bastone davanti a voi e ripetete il movimento disegnando 5 ampi cerchi che farete proprio utilizzando la scapola, mi raccomando, non spingendo il mento avanti. 5 cerchi nella direzione opposta. Ricordatevi sempre di respirare fra uno e l'altro e 5 cerchi portando bene il bastone verso il soffitto. Ve lo faccio vedere anche da dietro. Anche al contrario. Controllate bene che il movimento sia un movimento proprio della scapola e espiriamo. Riportiamo il nostro bastone con le braccia lungo i fianchi e inspirando iniziamo a piegare il gomito sinistro per portarlo sulla spalla destra mantenendo fermo il braccio destro. Questi sono movimenti articolari, quindi servono a sciogliere le vostre articolazioni e a permettervi di utilizzare in maniera corretta le braccia e poi le gambe. Ne facciamo 5 anche con la mano destra che raggiunge la spalla sinistra. Quando sollevate il braccio inspirate e rendete ampio questo movimento aprendo bene le costole. Sono movimenti che coinvolgono molto bene il torace. Adesso ci fermiamo e aumentiamo l'ampiezza del movimento portando il gomito bene dietro alla testa e lasciando, impugnando il nostro bastone con il pollice medio indice, disegniamo un cerchio intorno a noi. Inspirando, andiamo a disegnare un cerchio intorno a noi. Per non far cadere il bastone sarà sufficiente portare bene il gomito verso il soffitto, altrimenti il bastone cadrà. Bravissimi, ritorniamo indietro, portiamo la mano destra sopra la spalla sinistra, cerchiamo di sentire bene l'ampiezza del movimento della scapola e fuori l'aria. Ripetiamo il movimento anche con la mano destra, inspirando. Ogni volta che inspirate aprite bene le costole, vi accorgerete che da una parte è più facile non perdere il bastone e il cerchio che la vostra mano farà intorno al vostro corpo sarà molto più disponibile. A questo punto facciamo l'esercizio completo. Mano sinistra sulla spalla destra, lasciamo scendere il bastone dietro la schiena e con la mano destra ci troviamo nella posizione di partenza. Ritorniamo. Questa volta partiamo con la mano destra dietro la spalla sinistra, abbassiamo la destra e portiamo il gomito sinistro verso il soffitto, fuori l'aria intorno. Alterneremo questo movimento, inspiro, espiro, iniziando una volta con il braccio destro, una volta con il braccio sinistro. Inspiro, porto la mano sinistra dietro, espiro, finisco il mio cerchio, inspiro, espiro, in
inspiro, così l'avete visto, su tutte, in tutte le posizioni, inspiro ed espiro. Già questo è un esercizio che vi aiuterà a rilassare tantissimo le braccia, ma noi non vogliamo solo rilassare, ma imparare a utilizzare anche i nostri gomiti. Quindi porteremo le nostre mani vicine e andremo a scavalcare con la mano destra e la mano sinistra. In questo modo piegheremo i gomiti e cercheremo di tirare bene con le mani il nostro bastone all'esterno. Tirate, tirate forte senza usare le spalle. Quando inspiriamo apriamo bene le costole, quando buttiamo fuori allunghiamo il bastone bene verso l'alto. Quindi inspiro, allargo le costole molto, 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 molto. Quando butto fuori l'aria, chiudo le costole e vado a distendere il bastone. Inspiro, cerco di staccare il mio bastone, allargo le costole con grande forza e quando butto fuori l'aria, un'esplosione di questa energia.